della luce apre la celebrazione dei Vespri nell'ottava del Natale del Signore. Le luci che ardono nelle tenebre sono un segno del nostro desiderio di essere luci festose nella nostra esistenza davanti al Signore. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Intende qui regi Israel. Corporis, virtut, firmans perpetui.
responsorio eseguito dai cantori è un invito a contemplare il mistero dell'Incarnazione che ricordiamo in questa ottava del Natale. Beata e venerabile Vergine, che senza concorso virile diventasti madre del Salvatore, giaceva nel presepe e rifulgeva in cielo. Il creatore del cielo e della terra, del mare e degli inferi, l'autore eterno, il Signore di maestà immensa, giaceva nel presepe e rifulgeva in cielo. Signore,
durante le notti. Alzate le mani verso il tempio. Benedite il Signore. Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra. Lodate il Signore, popoli tutti. Voi tutte nazioni dategli gloria, perché forte è il suo amore per noi. E la fedeltà del Signore dura in eterno. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, per i secoli dei secoli. Amen. O Dio, che hai posto a fondamento dell'opera di salvezza l'incarnazione del tuo Verbo, dona all'umanità le grazie che ti implora e fa che tutti riconoscano come unico nome che la nostra speranza può invocare il nome del tuo unigenito Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Respexit humilitate vancille sui, ecce enim ex hoc beatam medicin omnes generatio. Thank you.
guardia e in saeculo et in saeculo. Super timente esse. Thank you.
Dio, che ci largisci la gioia di questa celebrazione nell'ottavo giorno della nascita del Salvatore, donaci di essere sempre difesi dalla sua forza divina. Non abbandonarci alla nostra debolezza, ora che siamo redenti dalla venuta tra noi del tuo Figlio unigenito, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. La preghiera di Vespri richiama ogni giorno il nostro battesimo. Il nostro impegno sta infatti nel non smarrire l'identità di figli di Dio. La grazia del battesimo richiede la pace, che nell'antico simbolo la colomba portò un giorno a quell'arca. Essa sola non fu travolta dal diluvio. Oh.
Tu hai voluto, Dio, che l'umanità rifiorisse dall'acqua e dallo spirito. Dona ai battezzati di amare sempre la tua luce e come figli della luce di irradiare nel mondo il tuo fulgore benefico per Cristo nostro Signore. Amen. Adoriamo il Dio con noi, nato dalla Vergine Maria, e con fede diciamo: Figlio della Vergine, abbi pietà. Figlio della Vergine, abbi pietà. Re dell'universo, che ti sei rivelato ai pastori nella povertà di una stalla, donaci di imitare la tua umiltà ineguagliabile. Figlio della Vergine, abbi pietà. Nel tuo nome sono benedette e vivono tutte le genti della terra. Salva quanti patiscono persecuzione a causa del tuo nome. Figlio della Vergine, abbi pietà. Principe della pace, porta la concordia e la tranquillità nel mondo intero. Figlio della Vergine, abbi pietà. Figlio di Dio, nato nella pienezza del tempo sotto la legge per liberarci dal giogo della legge antica, manda nei cuori lo Spirito Santo capace di renderci figli. Figlio della Vergine, abbi pietà. Tu che hai riaperto le porte del paradiso, accogli nella città eterna i nostri defunti. Figlio della Vergine, abbi pietà. Obbedienti al comando di colui che ci ha preceduto sulla strada del ritorno al Padre, fiduciosamente preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. La Santa Trinità ci salvi e ci benedica.
grido a te, Signore Gesù Cristo. Fammi grazia in questo momento. Intendo percorrere la via giusta, o Signore, per vivere per te e osservare la tua parola. Sono in mezzo alla lotta e resisto. Mi aggrappo solo alla tua grazia. Nell'ora della prova, Signore, difendimi. Puoi misurarmi quanto vuoi. So che non lo permetterai. Ti prego, ascolta il mio lamento e non permettere che io mi perda. Tu me l'hai voluta donare per essere d'aiuto a chi mi è vicino. Aiutami, Signore Gesù, nella mia debolezza. Tu puoi rendermi più forte per non entrare in tentazione, ma nulla mi faccia cadere in pericolo. Amen. L'inno del Veni Creator che troviamo sul foglietto distribuito, vogliamo invocare la presenza dello Spirito, perché con la sua presenza efficace assista sempre tutti i credenti lungo il corso di questo nuovo anno che oggi inizia e doni alla nostra vita carità vera, ai nostri passi limpida luce, al nostro spirito gioia autentica e consolazione in ogni momento di prova. Cantiamo l'inno in piedi. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita,
Christi per tu. Oremus. Tribue nobis Domine Deus ut qui Jesum Christum pro nobis natum ex Virgine Maria et in cruce passum sub sacramento presente messe credimus et confitemur. Ex hoc divino fonte auriamus perpetue salvationis effectum per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Ex cum spiritu tuo. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Benedicamus Domino. Deo gratias. Tantum ergo sacramentum, venere nocem puium, et antiquum documentum novocem. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoquo, sit et benedictio. Abutroquo comparsit laudatio. Amen.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Thank you.